Ciao a tutti e benvenuti. In questo breve video rispondo a una domanda di Sonia che saluto. Ciao Sonia, la quale mi ha chiesto se posso spiegarle brevemente cosa significa tenere un suono in posizione, la voce in posizione. Inoltre la sua voce tende ad andare indietro, ma non capisce, non riesce a capire cosa significa questo. Io non so a che livello sei di studio, se studi canto lirico, canto pop. Comunque, nel limite delle mie possibilità di un video, cerco di darti una spiegazione, come mi hai chiesto, breve e arrivare al dunque. Tenere la voce in posizione significa fare in modo che il timbro della voce e la voce sia omogenea. Ovvero che, magari parlando ad esempio di vocali, che le vocali non abbiano posizioni diverse, come foneticamente può magari avvenire, la I un pochino più avanti, la E più centrale, la O, la U più indietro, quindi strane posizioni, cambi proprio di posizione, che non fanno in modo che la voce sia uguale, fluida e omogenea e che scorra sul fiato. Bisogna quindi addestrarsi, educare la voce ad andare tutta in una stessa direzione, come se noi prendessimo la nostra voce che va da tutte le parti e la portassimo come un ruscello tutta nella stessa direzione, facendo in modo che la voce scorra fluida su questo flusso, sempre in modo uguale. Spero questa immagine possa aiutarti. Cosa significa voce in posizione? Significa, attraverso degli esercizi mirati, specifici, creati sulla persona, fare in modo che appunto la persona trovi un ideale punto di risonanza, di consonanza e di concentrazione vocale che le consente poi di avere una sorta di ancora, ancora anche uditiva, di autoascolto mentale, in cui portare dolcemente tutta la voce. Nella didattica si parla appunto di punto di risonanza, di focus, di forellino. Cosa significa questo? Che appunto si studia per trovare questo punto ideale, questo forellino. Ti faccio un esempio pratico, ad esempio concentrare idealmente la voce sotto la radice del naso, pensare di avere un piccolo piccolo forellino attraverso cui la voce va appunto fatta uscire dolcemente in modo davvero molto delicato all'inizio. Pensare a un suono piccolo, altrimenti se il forellino è piccolino e noi vogliamo buttare tutta la voce, lì si crea un ingorgo. Quindi la voce va pensata molto aerea, molto leggera, appunto anche molto piccolina, per concentrarla appunto in questo forellino. Ci vuole tanta pazienza all'inizio, quindi tutte le vocali devono essere, parlando di vocali in questo caso, portate in questo forellino e lasciate scorrere, quindi concentrare nel forellino e lasciate scorrere. Ad esempio, usiamo la mi e mettiamo le altre vocali. Una M alta, leggera, morbida. Senti questo suono come un bip, 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 mi. Su questo flusso continuo che esce da questo piccolo forellino, inserire tutte le altre vocali, proprio come se infilassimo un ago. In questo modo, zac, 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 e lasciarle scorrere. In questo modo, allora, tutta la voce, anche parlata, resta in avanti, resta morbida, resta alta e, lavorando sul fiato, poi anche fluida. Spero questa spiegazione possa renderti l'idea. La voce che mi dici cade in gola viene per questo, perché non si ha la percezione della concentrazione, il puntino, il famoso focus, la puoi convertire anche il concentrare. La voce come se si raggruppasse tutta in un puntino in avanti, concentrare sempre la voce anche con gli occhi della mente. Ecco, la voce indietro succede perché non si ha questo suono in avanti, la voce deve essere sempre portata in avanti, concentrata in avanti, alta, piccola, leggera, come dicevano sempre e dicono i grandi cantanti e trattatisti.
Oppure può succedere che la voce cosa avviene quando si fa un vocalizzo che poi sale, poi discende? Si perde questa concentrazione del suono in avanti, questo suono che scorre in avanti e quindi la voce cade indietro. Una strategia è pensare di andare sempre in alto e dritti. Non questo. Puoi immaginare una linea obliqua che va verso l'alto, andare verso una stella a volte dico, immaginare una stella qui in alto e di mirare dolcemente con un fiato morbido verso questa stella. Qui c'è già troppo volume, meno. Un filo unico, continuo. Va bene, scusa il video un pochino troppo lungo. Ti mando un saluto a chi mi sta seguendo e a presto. Ciao!